Beh, il bilancio della Notte dei Ricercatori 2022 devo dire che è sopra le aspettative, anche perché avevamo il tempo contro e in questo momento ci sta lasciando un pochettino stare e vedo che la cittadinanza ha risposto in forza e ci sono praticamente tutti i rappresentanti della società, dai bambini ai nonni, e tutti stanno cercando di imparare qualcosa dall'offerta che quest'anno l'università ha messo in campo, che è varia, creativa, ci sono iniziative di tutti i tipi e vi invitiamo a partecipare sempre di più a queste forme di divulgazione alternative, ma che poi sono sempre più vicine alle persone, con linguaggi semplici ma che non vuol dire semplificati, e che diciamo portano in campo tutta la ricerca, sia quella scientifica che quella umanistica, con uno sforzo diciamo notevole tra i ricercatori e le ricercatrici dell'Università di Perugia, ma anche del personale tecnico che diciamo, aiuta a fare questa iniziativa. Il bilancio è quindi assolutamente positivo, veniamo da una lunga serie di eventi, i pre-eventi di Sharp dall'estate fino ad ora, e il 30 settembre è quindi il culmine di tutte queste nostre attività. Quanto è importante vedere un bambino che analizza al microscopio, che guarda con i suoi occhi il lavoro che fa un ricercatore? Beh, io penso che sia importantissimo, noi dobbiamo fare molti più sforzi per seminare all'interno di queste piccole menti questi semi appunto di curiosità scientifica e soprattutto anche di metodo scientifico. Noi siamo qui per insegnare che la cultura libera fondamentalmente e che diciamo, guardare la realtà con gli occhi liberi probabilmente è il regalo più grande che possiamo fare alle nuove generazioni.